Ciao ragazze e ragazze, benvenuti come sempre in questo nuovo video. Io sono la Rovi, questo è il salotto della Rovi e benvenuto se è la prima volta che clicchi play sui miei fantastici video, cioè non sai cosa ti sei perso fino adesso. Allora, ragazze e ragazze, senza, insomma, stavo scherzando ovviamente, no, non è che. Allora, e oggi ho un argomento un pochino delicato. Avete letto dal titolo, voglio darvi dei consigli su come gestire l'ansia, perché nasce questo video. Uno, perché la quarantena è pesante per tutti, siamo tutti iper super stressati e io per prima che sono abbastanza, come posso dire, zen style, ho avuto degli attacchi di panico. E dato appunto la mia esperienza, volevo insomma condividere con voi le cose che ho fatto io per darmi una calmata e gestire un pochino l'ansia e spero che possano essere ovviamente utili anche a voi. Chiaramente, tenete presente che io non soffro d'ansia a livello, come posso dire, clinico, cioè non sono andata dal medico perché non riuscivo a respirare o avevo attacchi di panico di un certo livello. Quindi, ovviamente, se soffrite di ansia a livello, diciamo, importante, magari i miei consigli sono appunto acqua fresca. Andate ovviamente dalle persone che possono curare queste anche problematiche, come per esempio, vabbè, i medici. Anche di base, però normalmente diciamo uno si rivolge allo psicologo, allo psichiatra, insomma a persone che sono ovviamente, come posso dire, competenti nel campo. Però io volevo dirvi nel mio piccolo che cosa faccio. Allora, dato che a me non piace prendere farmaci per gestire l'ansia, non li ho mai presi, salvo una rara eccezione per insomma un evento eclatante che mi era successo nella vita e mi sono presa 3 gocce di un farmaco ansiolitico, però diciamo tendenzialmente io non ne prendo. Però faccio delle cose che sicuramente mi aiutano un pochino a gestire appunto lo stato di ansia e di attacchi di panico. Allora, la prima cosa che faccio è banalissima, però quando sento che dentro di me sta salendo quella roba che mi fa perdere il controllo, inizio a respirare con calma, chiudo gli occhi, mi concentro e faccio dei respiri profondi e soprattutto cerco di distogliere la mente dalla cosa a cui stavo pensando che spesso mi provoca l'ansia, cioè le cose che penso, diciamo, accumulate nel corso della giornata arrivano poi a darmi quella appunto botta ansiolitica e di nervosismo che appunto arriva quando meno te l'aspetti. Quindi domare, diciamo, un pochino i pensieri e formulare dei pensieri tendenzialmente positivi. Un'altra cosa che mi piace tantissimo fare è in ogni, cioè diciamo in ogni dove, nel senso ovunque io mi trovi, per domare appunto quel momento critico, metto su YouTube della musica tibetana, cioè se voi scrivete banalmente su YouTube musica tibetana ci sono un sacco di video e la musica tibetana è la musica comunque di flauti e natura, quindi sentite le goccioline del fiumiciattolo, gli uccellini, si va questo flauto che vi porta in un'altra dimensione. Poi questi video sono accompagnati anche da immagini bellissime di panorami pazzeschi del sud della Corea con questi templi buddisti fantastici che vi portano proprio in un'altra dimensione. Quindi sicuramente questa musica, al chiudere gli occhi e respirare, aiuta tantissimo. L'altra cosa, se sono a casa, perché in ufficio non ce li ho, però se sono a casa utilizzo appunto gli incensi. Gli incensi, ora vi faccio vedere i miei preferiti, secondo me sono un ottimo strumento per purificare l'ambiente. Io lo utilizzo anche per, diciamo, purificare l'aura del corpo e togliere tutte quelle che sono le energie negative. E questo anche odore un pochino particolare perché uso, vedrete, utilizzo soltanto gli incensi naturali, quindi questo profumo che ti riporta un po' in India, in Tibet, non lo so, mi dà quella sensazione di relax. Io inizio a purificare casa con questo incenso, vado in giro.
me lo porto dietro. E questi qui li compro in un negozietto che c'è qua a Roma, che vende, diciamo, appunto cose etniche, però insomma si trovano facilmente, però utilizzo sempre questi perché sono appunto degli incensi naturali. E il mio preferito è il Nag Champa, che è questo qua, ed è un profumo di non so che cosa, ma è buonissimo. È una roba anche un po' floreale. Io credo che qua ci siano anche dei fiori, diciamo, di loto. E questo qui, appunto, è fatto in India, è made in India. Questo qui, diciamo, è il mio preferito, quello che utilizzo sempre. Sempre della stessa linea, ho anche comprato il Reiki Power. Il Reiki è, diciamo, una forma di gestione delle energie e anche, se vogliamo, ha una funzione curativa. Io sono il secondo livello Reiki, Osho Neoreiki. Ho avuto l'iniziazione da una maestra eccezionale ed è veramente una pratica che, se volete saperne di più, insomma, poi magari vi dirò. E in ogni caso, appunto, questo qui lo utilizzo quando faccio le sedute, però è sempre naturale, della stessa linea del Nag Champa. Ho anche preso questo Mystic Yoga, questo non l'ho ancora provato, però vedete, sono sempre della stessa linea, hanno delle profumazioni molto simili e sono veramente buoni. Un altro Nag Champa di un'altra invece casa, non questa qui, è questa qui che si chiama Goloka o Goloka. Però vedete, sempre la categoria di incenso è il Nag Champa. A me piacciono tantissimo questi. Questo è più delicato rispetto a quello naturale che vi ho fatto vedere prima. Vedete, si presentano sempre in questi sacchettini, normalmente ce n'è una decina dentro, e anche questo è fatto in India. Poi, altro incenso, sempre della stessa linea, perché vi ripeto, uso sempre quelli naturali, e questo Seven Chakra. Questo qui dovrebbe, diciamo, andare a sbloccare diciamo, il settimo chakra, o comunque lavorare su tutti i chakra. Questo credo che sia il settimo, però. Buonissimo. Seven Chakra. Altro incenso che mi piace tantissimo è questo qui di Shiva, no, scusate, di Hare Krishna, che è un incenso che ho trovato, insomma, questo non l'avevo mai visto prima. È molto buono e più, come posso dire, più aromatizzato rispetto agli altri, e questo qui, appunto, lo metto sempre quando magari dico qualcosa su Krishna. Penso a Krishna e metto questo. Krishna è un dio, appunto, indiano, c'è tutta una tradizione, insomma, anche su Krishna c'è, cioè, da studiare, sono, insomma, cose molto carine da sapere. Poi a me piace molto indagare sulla spiritualità di altre religioni, ecco, non le studio, mi piace molto. Poi ho ancora questo, sempre di Goloka, questo Shandan, che è il Masala Sedwood Incense, è una divina fragranza per l'anima. Solo che è chiuso, non l'ho ancora provato questo qua. Vi farò sapere se siete interessati. In ultimo, ma non per importanza, ho questi due incensi che sono degli incensi particolari. Questo qua è un incenso per alleggerire lo stress e la tensione, ed è fatto con erbe tibetane, è stato prodotto in Nepal. E vedete, questi incensi, a differenza degli altri, che sono appunto dei bastoncini classici che si accendono, hanno il loro oramento, questi sono degli incensi interi, vedete? E qui c'è proprio tutta la spiegazione delle istruzioni anche per utilizzarlo. C'è anche, appunto, la descrizione, diciamo, dell'utilizzo di questi incensi per la meditazione. È veramente buonissimo. Tra l'altro, si possono utilizzare anche come massaggi, che non ho mai fatto. Magari vi farò sapere, mi informo e vi faccio sapere. Comunque, questo qui, appunto, è contro lo stress, perché poi ci sono gli incensi a tema, e questo è proprio contro lo stress. A me l'odore dell'incenso, non so perché, mi calma subito e mi dà subito una sensazione anche di positività. Stessa
Stessa cosa, diciamo, è questo incenso, il Bikku Kon Bunboku, che è invece questo qui, incenso in stick. Poco fumo, dice, però la tipologia di bastoncini è un pochino più fine rispetto all'altro, però vedete si brucia tutto, cioè non c'è il pezzettino di incenso. Beh, ve lo faccio vedere perché sennò non capite giustamente cosa intendo io. Vedete, questo è il bastoncino classico. Qui l'incenso viene bruciato fino a un certo punto e poi vi rimane il bastoncino di legno vuoto. Questo si brucia interamente. E sono, insomma, li ho usati, mi piacciono molto anche questi incensi. Quindi un'altra, diciamo, metodologia per relax e gestire la calma è accendere l'incenso. Insieme all'incenso e alla musica tibetana, normalmente bevo anche quando sono a casa, questo lo faccio anche in ufficio in realtà, un tè rilassante. I miei preferiti del momento sono questo qua, che è il Zen. Si chiama proprio Zen, un infuso di tiglio, melissa, camomilla, malva e petali di rosa. Questo qui banalmente l'ho comprato al Carrefour e devo dire che mi trovo bene, mi piace questo infuso. Non mi dà oltretutto una sensazione di, come posso dire, di sonnolenza, cioè non vi fa addormentare, però vi calma. Quindi questo consigliatissimo. Un altro che mi piace tantissimo, che però non so, questo qui credo di averlo preso a Londra se non sbaglio, è il Green Tea with Brown Rice. Questo è un tè giapponese che è proprio il tè al riso e dentro ci sono proprio i chicchi di riso nero. È sempre in bustina, in realtà, vedete, si presenta sempre in una bustina classicissima, però insomma ha il riso dentro ed è molto buono, non ha proprio un effetto rilassante come quello zen, però mi fa, diciamo, mi dà sempre quella sensazione di essere in Oriente e di aver cambiato vita. Altre due cose che mi piacciono molto, intanto vado dall'altra parte del mio tavolo, è il tè matcha. Che anche questo in realtà non ha un effetto rilassante su di me. Questa qui, tra l'altro, ve l'avevo già fatto vedere, quello di Fortuna e Mason. Però il tè matcha mi ricorda sempre l'Oriente, mi porta in altri mondi che dovrebbero essere più calmi, almeno per la filosofia che c'è in questi posti, quindi la filosofia buddista, tibetana, eccetera. E quindi bevo anche semplicemente il tè matcha per questo motivo. Normalmente questo lo faccio con il latte di soia o di avena e aggiungo poi la polvere di matcha, oppure uso questo qui di Pucca, che è proprio il tè matcha semplice. Questo qui ha, in realtà qui dentro c'è anche finocchio, cannella e zenzero. Molto forte questo qui, quindi insomma mi piace questo appunto mix di bere, insomma, il tè, la musica tibetana, creare questo ambiente un pochino rilassante che secondo me aiuta molto e placa veramente l'ansia, almeno su di me ha questo effetto. La sera diciamo che faccio anche in aggiunta altre cose, nel senso che preparo il letto per dormire se sono particolarmente ansioso, ho molti pensieri, spruzzo sempre Sleep, che è questo lavanda più vaniglia di vaniglia, ed è semplicemente uno spray per cuscino che mi aiuta appunto ad addormentarmi. Questo però va spruzzato un pochino, diciamo, prima di andare a dormire, cioè non spruzzato e andate a dormire, perché secondo me è un pochino forte. Ci sono tantissimi spray in commercio che appunto sono per il cuscino, diciamo così. Questo qui è di Bath & Body Works, è diciamo, la categoria del prodotto è l'aromaterapy di Bath & Body Works. Mi sto trovando bene, il prezzo è 13,90 euro, credo che sul sito sia acquistabile.
ve ne avevo già parlato, è un prodotto che comunque promuovo, non mi dispiace. E poi non posso vivere senza il mio Zizikill Natura, che ho scoperto che si chiama Zizikill e non Zikill, regia, giusto per dire. E sono queste appunto pastiglie gommose, tra l'altro questa qui è la mia 50esima scatola, l'ho finita, questa caramella gommosa, vedete, che vi aiuta a dormire. Io veramente da quando sto prendendo queste caramelle gommose, che sono ovviamente a base di melatonina, in più c'è la vitamina B6, camomilla, valeriana e lavanda, cioè che Zizikill Natura mi dovrebbe proprio pagare per diventare la sponsor ufficiale, perché io sono uscita pazza per queste qui. Devo dire che io ho una routine del sonno più accurata, nel senso che vado a dormire sempre più o meno alla stessa ora. Questa la prendo intorno alle 11:15, quando sono le 11:15 già dormo, e mi sveglio sempre più o meno alla stessa ora al mattino, diciamo tra le 7:30 e le 8, cioè mi ha dato comunque una routine del sonno, e devo dire mi piacciono molto. Questa qui tra l'altro è la confezione da 60 pastiglie gommose, e l'aroma è frutti di bosco. Tenete presente che io sono allergica ai frutti di bosco, ma questo non mi dà assolutamente nessun tipo di reazione. Mi piace tantissimo, e questo sicuramente mi aiuta a rilassarmi un attimo. Gestisce l'ansia, sì, nel senso che mi dà quella sensazione di relax, che mi porta appunto a stare un pochino meglio, quindi assolutamente promosso. Sempre di sera, adesso sto anche leggendo un libro veramente veramente carino, che vi consiglio, ce l'ho qua sul cellulare, che è di Sarah Knight, credo che si dica così, Sarah Knight, ve lo scrivo comunque sotto nell'info box, e il libro ve lo faccio spuntare credo da questa parte, perché il titolo non lo posso ripetere. Comunque è Sta Bip di Ansia, è un libro veramente carino, perché veramente già dalle prime pagine ho letto, mi sono ritrovata nelle cose che scrive l'autrice, cioè delle proprio situazioni di stress di tutti i giorni, lavorative, familiari, che ti portano poi ad avere quei picchi di non ce la posso fare, e lei ti dà dei consigli che effettivamente sono veramente carini su appunto come gestire l'ansia. Adesso non l'ho letto tutto, quindi non vi so dire, però il tema appunto è proprio l'ansia, e mi piace, quindi vi farò sapere insomma cosa ne penso. Allora ragazze e ragazze, fatemi sapere anche voi se avete dei consigli su come gestire l'ansia. Ripeto che questo è un video, diciamo, frutto della mia esperienza. Non sono mai andata da un medico per problemi d'ansia, grazie a Dio, si spera che almeno, diciamo, riesca a gestirla anche con questi piccoli metodi. Però se avete, diciamo, dei consigli casalinghi carini che potete suggerirmi, scrivetemi tutto ovviamente nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi a questo video, no, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like a questo video e di condividerlo e di farlo vedere a persone che magari hanno bisogno di qualche consiglio relativo appunto al rapporto con questa ansia. Allora ragazzi e ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!